Lara, sei viva? Anche tu. Allora, stai bene? Che ti è successo? Beh, quando hanno capito che sono innocuo, mi hanno lasciato praticamente libero. Lo sai che hanno preso gli altri? Sì, sì, Sam è là dentro, ma senza un'arma non posso liberarla. Lara, i Solari sono un eccezionale caso antropologico. Sono pazzi assassini, Whitman. Salviamo Sam e andiamocene. Oh, certo, certo. Io sorveglio qui. Chiamami quando possiamo andare. Non capisci. Sei stata scelta, Samantha. È un grande onore per te. Per noi tutti. Alcuni iniziavano a dubitare della tua esistenza. Invece eccoti qui. Ascolta, tu pensi che io sia speciale. Ma ti sbagli. Io non voglio essere scelta. Non si tratta di ciò che vuoi. Importa solo ciò che sei. Nelle tue vene scorre il sangue di Himiko. Tu dovresti saperlo, Samantha. Tu sei pazzo, Mattias. Perché lo fai? Cerchi una logica e una ragione dove non c'è. In passato ho compiuto lo stesso sbaglio, quando pensavo che navi o aerei potessero trarci in salvo. Io voglio tornare a casa. Anch'io. Da anni attendo questo momento. Ho sacrificato tutto. Pensi che non abbia provato a scappare da quest'isola? Siamo tutti prigionieri, ma tu, Samantha, hai il potere di far sorgere una nuova alba. Non sai quante persone hanno dato l'anima per questo. Gli incendi dilagano e quell'altra è sparita. Ci penserò io. Dimitri, occupati di lei. Oddio, sei proprio tu! Quasi pensavo di avere le allucinazioni! Va tutto bene. Va tutto bene. Va tutto bene, sì. Le mie armi. Come facciamo a scappare da qui? Dobbiamo andarcene prima che torni. Whitman! Whitman! Dove si è cacciato? Via, Lara, scappate! Prendetele! Scappate! Presto, alla sala del trono! Lara! Va avanti, Sam! Io trovo un'altra strada! Fuori la presente fuggita in città!
Andate, tutti quanti! Trovate la prescelta! L'altra è mia! Finito di nasconderti. Adesso ti faccio pezzi! Oh, merda! Yeah.
Lasciatemi in pace! Vieni! Non ti faremo del male! Indietro! Sam! Scappa! Qui mi serve aiuto! Thank you.
È laggiù, vedi di farla fuori. La straniera è laggiù! Eccola! Torceviamola! Vai da Rotta, io vi raggiungo. E non salire sull'elicottero. Fidati di me, ti prego, fidati. Vai! Distruggi i ponti! Ma uccideremo i nostri! No! Altri miscredenti! Thank you.
atterrare. Altrimenti la tempesta ci sbriciolerà. Dall'isola non si scappa. Non possiamo abbandonarli. Atterriamo. No, non con questo tempo. Non possiamo abbandonarli. Ci scapperemo! Subito! Cazzo, sei fuori! No, no. Stai bene, Lara? Se sta bene. Sempre a pensare a Lara, vero? Ti sei scordata chi ci ha trascinati in questa merda? Non è giusto, Reyes. Sì, hai ragione. Lo so, non dovevo dirlo. Soltanto che... Rot, non so proprio come faremo senza di lui. Ora pensiamo a portarlo in un luogo sicuro. È morto da eroe e gli renderemo onore come tale. Vecchia motovedetta alla spiaggia. Dovrei riuscire a ripararla. Sì, proviamoci. Tanto non serve. Non ce ne andremo mai da quest'isola. Dai, Lara. Non fare così. Dobbiamo unire le nostre forze e trovare un piano, d'accordo? No, tu non capisci. Non capite. Qualcosa ci tiene imprigionati qui. Qualcosa? Lara, dormici su. Ascoltate, di solito sono il primo a credere alle storie più assurde, ma quest'isola le supera tutte.
Non morirò in questo posto. Aggiusterò la barca e ce ne andremo. Lo sai che quest'isola non è normale, Jonah. So che lo sai. So solo che questo posto sfugge a ogni logica. Pensi che l'istinto sia una debolezza. Invece può darti forza. Ascoltalo. Ci servi, Lara. Il ragazzone ha ragione. Voglio restare con lui. Mi serve tempo. Sai dove trovarci. Vieni quando te la senti. Senza di te non ci muoviamo. Tieni la tua. Roth, adesso cosa farò? Hai un grande istinto, piccola. Devi solo fidarti. Non si scappa. Le tempeste sono legate al potere della regina del sole. Ecco cosa ci impedisce di andarcene. Nel monastero c'è una sala sacra. Se è custodita dalla guardia tonante, là dentro troveremo il modo di placare le tempeste. Ingresso segreto lungo il fiume. La barca. Non possiamo allontanarci dall'isola, ma ci porterà alla sala sacra. Jonah! Reyes! Berta! Sarei dovuta andare con loro. Indietro, piccola. Roth direbbe così. Non posso credere che sia morto. Niente più aneddoti sulla mia famiglia. Niente più scalate. Io dovevo morire io al posto suo. E invece eccomi qui. Viva e vegeta. Consapevole che navi o aeroplani non potranno mai portarci in salvo. O almeno non ancora. Sono convinta che Inigo e il monastero siano la chiave di tutto. Devo fare qualcosa. Quest'incubo deve finire.